Amici, salve, benvenuti ad una nuova puntata di Figure di... Bene, allora sono passate da poco le feste, le vacanze natalizie, il nuovo anno è appena giunto e quando siamo sotto alle feste di Natale si pensa sempre dove portare il proprio amore oppure la propria amata, ok? Va bene? E dove si potrebbero portare? Un posto veramente romantico dove potreste portare la vostra amata, qual è? Io ad esempio l'ho portata a Parigi, è veramente dove i due si amano in modo eccezionale. Parigi è veramente il posto dove l'amore vince su tutto, ok? Quindi, ovviamente, io qualche anno fa, sono pochi, pochissimi anni fa, sono andato a Parigi con la mia signora e speravo di divertirmi in tutti i sensi, capito? Cioè, proprio perché se tu vai lì, tu fai tutti i sistemi, tutto a modino, per benino, tu ti rendi bello, ora no, conciato in questa maniera, perché vuoi in officina, che ti vuoi in questo porcaio. Quindi tu metti da parte, tu raccimoli i soldini per portarla in un posto bello. E quindi sono andato con la mia signora a Parigi. Ma vi dirò di più, potevo fare di meglio? Certo. L'ho portata in una casa dove c'era una storia importante, perché in questa casa l'abbiamo trovata tramite una cosa che, insomma, che è famosa, era Airbnb, un affare di genere, ma che si dice Airbnb. E quindi tramite Airbnb abbiamo preso questa casa bellissima. Ma perché? Perché c'era della storia, gli ho voluto fare una sorpresa bellissima. In questa casa sono state inventate delle canzoni importantissime. Avete presente uno dei tanghi argentini più importanti della terra? Quindi il tango argentino, sentite che erotismo sconfinato c'è nel tango argentino. Esatto, e in questa casa qui, a Parigi, dove c'è l'amore, hanno inventato questa canzone. Di chi? Di Astor Piazzolla. Esatto, proprio in quella casa lì, ho portato il mio amore, sotto la Torre Eiffel. C'è questa casettina dove Astor Piazzolla ha scritto una delle canzoni, delle musiche più erotiche del mondo. Farabaraba. Sentite? Questa. Sentite? Che erotismo c'è in questa canzone? Che bellezza, che roba fantastica. Ecco, quindi la conoscete tutti, ovviamente. E quindi io ero partito da Firenze con l'idea di mordila tutta, mi collo da tutte le parti, di fare delle robe fenomenali. Oh, tu vai lì, voglio dire, tu inviti veramente in matta a far sassare. Quindi io ero tutto contento, sono andato lì, avevo un cinghiale addosso, bestia. Se entra nella casa, attenzione, attenzione, di dietro vi vedo, non fate gestacci. Se entra nella casa di questa signora, e lei era una vecchina, insomma, una signora un po' anzianotta, insomma. Io non le so le lingue. Non so niente, io non so l'inglese, non so il francese, so a malapena l'italiano, so il fiorentino e basta. La signora della casa parlava soltanto l'argentino in Francia, sì, l'argentino e il francese, e io so solo l'italiano. La m'ha preso la signora, ha iniziato a raccontarmi la storia bellissima di questa casa, il che dopo mezz'ora che eravamo in questa casa, la mia signora, la mia diletta, mi ha detto: io mi chiuderei nella nostra stanza se non è un problema. Avrei bisogno di stare un po' per conto mio. Quindi, quando lei mi ha detto così, ho detto: vai, ora si parte, ora un turniscafe, dovevo stare 3 giorni lì, capito? Un weekend romantico, ora un turniscafe. La signora mi fa capire in questo linguaggio tra l'argentino e il francese, mi fa capire: facciamo un aperitivo? Quindi la mia signora ha titubato un attimino, è rimasta lì con noi. Questa donna ha iniziato a tirar fuori delle pappettine di colori atroci. Quando le ha aperte da questi bussolottini, sono venute fuori anche delle vampate di una flore particolarmente, come posso dire, rude, poco raffinata, una roba proprio da bosco, insomma. C'erano degli odori abbastanza forti. Al che la mia signora mi ha detto: guarda, io non tocco nulla di questi porcai, per l'amor di Dio. Ma siccome, come voi sapete, io mangio anche i sassi, non mi fa schifo niente, e mi pareva di fare di passare male con la signora, mi sono azzardato a mangiare un pochino di questi porcai. Poi è
è arrivato il momento ovviamente di bere e ci ha tirato fuori una poltiglia colorata con delle scorze di vari agrumi e di altri frutti che io non conoscevo in questa bottiglia tutta, cioè aveva una gruma, una ralla in questa bottiglia che la faceva veramente accapponare la pelle, però l'alcol è comunque sempre roba disinfettante, quindi non può far male, l'alcol non può far male, ero abbastanza tranquillo e ho iniziato a bere, ma questa vecchina e la beveva come una spugna, cioè la beveva come una bestia, questa lì, che ha iniziato a bere, la mia signora dopo due cicchettini, ovviamente a pancia vuota perché lei non ha preso nemmeno mangiato niente di quei porcai che c'è, la mia signora dopo un quarto d'ora, 20 minuti mi fa: Gallino, io devo andare a letto perché sono sfatta. Va bene, al che lei ha preso la chiave della stanza e è andata in camera, nella nostra camera, bellina tutta, io, madonna, io avevo, insomma, morale della favola, sono stata ancora un pochino lì, la signora mi ha dato altri due, tre, quattro bicchieri, sono andato a gamberite anch'io, al che la signora gli ho fatto capire dopo un pochino che io non ce la facevo, e Astor Piazzolla, ha iniziato a bombardarmi con Astor Piazzolla, ero arrivato da poco, morale della faccia, aveva le VHS, io le VHS le dai 91 non ce l'ho più, e questa illa continuava a bombardarci con Astor Piazzolla perché lei, il suo marito, era di origini argentine e quindi, ma in Argentina si sta bene, bisognerebbe andare tutti a vivere in Argentina, e gli scappano tutti dall'Argentina, no ma l'Argentina va bene, insomma viva l'Argentina, la carne è eccezionale, insomma io ero andato a gamberite, vo di là dalla mia diletta, la dormiva come un sasso, mi metto accanto, ma noi siamo arrivati verso le 4, forse le 4 e qualche cosa, non c'era modo di nulla, insomma una della favola, e si è dormito circa boh due ore e mezzo, non lo so nemmeno, non lo so quanto si è dormito come dei mattoni, vabbè. Ci si ria un attimino, ci si risveglia un attimino, sicché, e la guardo e gli fa, oh, e che si fa, si va a fare una girata per Parigi, va bene, andiamo per Parigi. Sicché si prende e ci si accinge ad andare a fare una bella passeggiata per Parigi, io e lei, mano nella mano, uno dei posti, io non c'ero mai stato tra l'altro, io non ero mai stato a Parigi, quindi d'una bellezza disarmante questo posto, io non ero mai stato a vedere la Torre Eiffel, e io sono fabbro, a vedere tutto il ferro lo capite, per me era una roba fantastica tutto il ferro lì, ah oh, che bello, vada la madonna, oh ma questo è le dispersioni, ma che spessore, tutto fatto a ribattini, ma dov'è la Torre Eiffel, tutto queste robe. Poi la mia signora la organizza una gita nell'Arno che c'hanno a Parigi, che là non ce l'hanno l'Arno, l'Arno è lungo ma non ci arriva, e c'hanno la Senna. No, con questo del pilota, Ayrton Senna è un'altra roba, i Bisenzio c'hanno loro l'Arno, lo chiamano Senna, il fiume, capito? E quindi, morale della favola, si è fatto sta girata bellissima, c'hanno le barche, col barcone, mano, nell'era un freddo si bubbolava, perché ovviamente era dicembre, l'era un freddo si bubbolava, si zizzolava dal freddo, però bello, mano, tutti abbranciati, avvinghiati, un po' di baci io e lei, ci si era riavuti un attimino, si va a mangiare lì vicino lungo la Senna, si mangia tranquilli e beati e lei in un posto magnifico, romantico, cicchete cic, avevo bevuto un bel po' d'acqua per spurgarmi un attimino, abbiamo bevuto questo vino nobile francese così buono e abbiamo mangiato tranquilli e sereni, che mi era ripreso un po' di Eros a me, che fa, poi ora si va a casa, perché poi era un freddo bestia, era alle 10 di sera, un freddo bestia, non c'era più tanta gente al giro, si prende e si fa per entrare in casa, se entra in casa ci riera la vecchia, venite, venite, in qui con argentino, venite, non vi ho fatto vedere quest'album, inizia a tirar fuori l'album delle foto di Astor Piazzolla, madonna di Astor Piazzolla, sicché la inizia a tirare fuori tutto quest'album, e qui guarda, qui ero, lui l'è venuto in mio matrimonio, questo l'è mio marito, oh purino l'è morto il mio marito, l'inizia a romperci i coglioni, il marito l'è, oddio l'è, capito, l'è, anche a me mi è morta la mamma, ma non fu mia per tutto sto puzzo, oddio il mio marito l'è morto, però gli vuole tanto bene, e lei inizia a ridarci qui pastruglione alcolico, gli fa, signora però pochinino, poi non gli dio di no, perché a me mi sembra di passa male, di mancare di rispetto, la c'ho ospita, l'ho pagata, cioè se è pagata,
pagare, non è che c'ho ospite, però insomma, le case sono, sì che si inizia a ciucciare a queste bottiglie giù, poi la fa, questo non è un altro argentino, questo non è un'altra bevuta argentina, di borda un'altra bevuta, c'era questi due bottiglioni rancidi, c'era una ralla dentro, mamma mia, bordoni, la mia signora la fa, scusate, io devo andare a scaricare la posta, l'è andata di là col telefonino e a me la m'ha lasciato lì con la vecchia e l'ha iniziata a farmi vedere tutti gli anni. Qui sarà il mio matrimonio, guarda, questi sono i miei figlioli, qui le quando passonno a comunione, capito? Questa è l'Astor Piazzolla, era sempre la fisarmonia a mano dell'uomo, c'è tutte le foto della fisarmonia, Astor Piazzolla, fisarmonia, morale della favola, un'altra ora con la vecchia, l'era l'11 e lì ero ubriaco un'altra volta, io l'era di già un giorno, volevo dargli un colpettino alla mia signora, nisba nei denti, qui nulla, morale della favola, vuol di là, la dorme di già, la sveglio, ce la facevo, ero brillo, anzi quando sono un po' brillo anche do e duro anche un po' di più, sicché arrivo anche a 4 minuti io, quando sono brillo, nulla, la dormiva un mattone, la lascio dormire, il giorno dopo ci si sveglia, inizio a farmi sentire un po' la mia presenza, la mia signora, uso dire, oh, però di mattina, capito, la mattina tu c'è la fratella, sia io che lei, non è che insomma, poi se io avevo ciucciato, che si va a far colazione, la ci fa una colazione buona, la mi fa, che volete, la ci mette sul tavolino dei cicchetti, mi fa, che volete, no, non si vuole nulla noi, si vuole il caffè e latte, e la iniziò a tirar fuori i crackers con quelli lì, con tutti a 5 cereali, insomma io volevo mangiare un po' di roba buona, ma la favola si prende la mia signora, la Francia, i croissant, e l'avranno buoni in Francia, sicché si inizia ad andare in queste patisserie, tutte queste patisserie, sicché se ne fa due o tre, insomma si mangia due o tre croissant buoni, insomma, fanno meglio il bombolone a Firenze, li fanno anche meglio, però insomma si mangia due o tre croissant e si va a giro a vedere tutto, tutta Parigi e tutto, madonna, c'è una bellissima, la sera si rientra stanchi come le bestie, riecco, si entra dentro silenziosamente, la signora la sembrava lì col fucile, coi 12 aspettarci, carico a pallettoni, ci fa, venite subito, sono le 6, l'ora dell'aperitivo, porca miseria di este, ma quanto la beve, questa era una spugna, la beveva come un'assassina, morale della favola si fa, ok signora, ma un minutino gli foio, ci si intende, si ragiona, che poi da briache, si ragionava benissimo io e la signora, io all'inizio non la capivo, ma da briache si faceva dei discorsi bellissimi, si inizia a ricucciare un po' in Nino, la rimette un'altra VHS, perché la c'aveva anche il lettore dei VHS, rimette un'altra VHS con Astor Piazzolla, che prova, a casa c'era un piano marcio, che prova a casa sua col pianoforte, altre canzoni, e qui c'è scritto sta canzone, guarda lì nella stanza dove siete voi dormiva lui, lì ci ha composto sta altra canzone, io a me Astor Piazzolla prima di andare a Parigi, io lo amavo davvero tanto, ora nella favola sono le 6, io cerco di bere il minimo possibile, però tutte le volte che io bevevo un pochino, borda lei la rinzeppava, ma perché? Non perché la mi faceva, l'aveva paura, come posso dire, non perché la credeva che io facesse complimenti, ma perché meno la ricucciava anche lei, perché questa la beveva come un'assassina, una donnina di 70-75 anni, non era nemmeno tanto pulita come donna, c'aveva anche lei un forte, come dire, accento di ex ballerina, dove aveva ballato tanto, perché ma non si era mai lavata questa ballerina, insomma, la della favola, si rinizia a ciucciare, la mi diletta, la vedo un pochino barcollante, l'aveva già bevuto un po' neanche lei, ma a pancia vuota, perché quei porcai, la spalmava su queste baguette secche, ma dure, asserpentate, sembrava l'ambrogetta di Asa, tu le battevi in mulo, nulla. La c'era questa specie di formaggio che puzzava di sego con, la presente la pasta d'acciughe, balena, un affarino simile a quel modo, ma più rancido, da bestia. Quando tu lo metti in bocca, ti fischiava denti, proprio, non ce l'avevo buttato giù, quindi tu ciucciavi. Morale della favola, era le 6, alle 6:45 si era ubriaco, marci, vo di là dalla mia diretta, ridormo, io volevo vedere di... Però anche il secondo giorno nulla, anche il secondo giorno non c'è stato modo fare nulla. L'ultimo giorno, terzo giorno, alle 7 si doveva lasciare la casa, perché comunque alle 9 mi sembrava se avesse l'aereo, insomma. Sicché alle 7 si lascia la casa, si fa un giro veloce, oh, ed è l'ultimo giorno,
ora c'ho i bonus, qualche cosa si vorrà fare. Siamo a Parigi, quindi nella casa dove Astor Piazzolla ha scritto Libertango. Insomma, la favola si fa una giratina a Parigi, gli fa la diretta, andiamo via, ora si va a casa, si guarda se ragazzi, sono stato 3 giorni nel posto più bello del mondo e più romantico, dove Astor Piazzolla ha composto una delle canzoni più erotiche del mondo, in quella casa lì, a Parigi, e io non ho fatto mai sesso. Nulla, vi voglio raccontare questa storia, è una storia brutta. Vabbè, pazienza, speriamo che poi la vita mi faccia riaccoppiare almeno un paio di volte o 3 con la mia signora. Vi ringrazio e vi saluto per raccontare questa storia, vi ringrazio e vi saluto con la tromba e con l'imbuto, statemi bene. Ciao bellini! E qui sotto, cioè, se volete commentare, commentate e arrivederci. Ciao!